tanti anni ci occupiamo di diagnosticare e curare bambini e adolescenti, ma soprattutto bambini, con malattie neuromuscolari, che sono malattie rare. Sono malattie che danno una debolezza ai muscoli e quindi riducono nel corso degli anni la possibilità di muoversi. Questo progetto è venuto proprio in parallelo con lo sviluppo delle nuove terapie per le malattie neuromuscolari, per l'atrofia muscolare spinale, per la SMA in particolare. Per seguire appunto questi pazienti, come abbiamo detto, c'è bisogno di più tempo, c'è bisogno di più risorse umane, e quindi il progetto che UAMBA supporta è integrato con le attività del nostro IRCCS e viene a darci dei fondi che possono essere appunto utilizzati per effettuare delle borse di studio, fondamentalmente, o per acquisire delle attrezzature che sono indispensabili e molto importanti per continuare appunto il nostro lavoro. Quello che facciamo qua è la presa in carico del paziente a 360 gradi, del paziente neuromuscolare ovviamente, quindi dal momento dell'inquadramento diagnostico, comunicazione della diagnosi e poi l'attivazione di un follow-up in tutte le 1000 sfaccettature richieste a seconda del tipo di patologia. Molto è il lavoro in equipe con colleghi anche di altre discipline, perché le rivalutazioni periodiche multidisciplinari sono fondamentali in questi pazienti. Quello che cerchiamo di costruire, che mi sembra riusciamo a costruire abbastanza, è un buon rapporto, una buona compliance, un'aderenza, un'alleanza terapeutica piuttosto stretta con le famiglie che abbiamo in carico. Faccio valutazioni fisioterapiche, mi occupo di ricerca e inserisco i dati clinici in dei registri che riassumono un po' la clinica dei nostri pazienti per avere sempre più informazioni e riuscire a studiare meglio la SMA. La mia formazione è anche psicologica, chiaramente mi aiuta anche nelle relazioni con le famiglie e io mi sono specializzata in neuropsicologia, che è un po' si occupa degli aspetti più cognitivi, quindi di come funziona il cervello, l'attenzione, la memoria, il linguaggio, eccetera, eccetera. E quindi in realtà uno degli aspetti della ricerca di cui mi occupo è anche proprio questo aspetto nella SMA, studiare come funziona proprio il cognitivo, quindi queste funzioni di attenzione, memoria, eccetera, nella SMA. Ci troviamo qui all'ospedale Bellaria, negli ambulatori dove noi svolgiamo il nostro lavoro quotidiano, e abbiamo anche invitato due famiglie, che in particolare la famiglia di Irene, che è una delle nostre bambinette, ormai adesso è un'adolescente, che seguiamo da tantissimi anni, e Sasha, che è un bambinetto che invece abbiamo conosciuto 5 anni fa. Prima abitavo io e mio marito e bambino in Ucraina, poi quando abbiamo scoperto questa malattia dobbiamo cambiare nostra vita, rimanere qui in Italia, trovare lavoro, imparare la lingua. Abbiamo lasciato tutto in Ucraina e non siamo tornati più, già 5 anni in agosto. La dottoressa Pini e altri dottori dicevano che possono dare aiuto per nostro figlio, e per questo noi siamo rimasti. Sì, questo motivo. Qui. Siamo molto contenti. E adesso fa la terapia, si chiama la Spinraza. Prima non riuscivo neanche a alzarsi da solo con la terra. Sempre dovevo appoggiare le mani al tavolo. Sempre cammina con i ginocchi. Sì, sempre. Anche non riuscivo a camminare le scale. Adesso io prendo l'ascensore e lui va giù senza aiuto. Anche riesce ad alzarsi da solo, mette mani qui e poi piano piano e si alza. Noi siamo molto contenti. Adoro nuotare, è il mio sport preferito, e grazie anche ai vari farmaci che ho preso di questi tempi
sono riuscita a fare dei grandi miglioramenti, tra cui fare anche più vasche rispetto al solito, quindi sentire anche meno fatica. Allora, le mie terapie che ho fatto fino adesso sono state impegnative, ma so che sono fatte per il mio bene, quindi mi fa anche piacere farle. Qui a Bellario sono molto organizzati, mi seguono bene e, come dire, mi curano, quindi mi vanno bene. Siamo stati seguiti qui a Bologna all'ospedale Bellaria, dove comunque la dottoressa Pini già ci seguiva da tempo e ci aveva anche comunque già preparato anche a tutte queste questi peggioramenti che ha avuto nel tempo. Sì, abbiamo imparato un po' a gestire la situazione, quello che succedeva, perché non è proprio semplice, anche se te la spiegano, a parte che c'è sempre una certa diciamo titubanza nel crederci, perché speri sempre che vada meglio, invece purtroppo cioè, quello che dicono sia vero. Al centro SMAQUA di Bologna ci hanno sempre seguito molto bene. Sono sempre stati molto presenti e non ci hanno mai abbandonato, nel senso. È stato un bel supporto, ecco, diciamo. Ci siamo sentiti come se entrassimo in un'altra grande famiglia, ecco. Non è un discorso paziente-dottore, ma è più quasi un rapporto di amicizia che si viene a restaurare, perché si è molto legati a questa cosa qua. Fortunatamente all'età di 9 anni abbiamo saputo che era uscito una terapia che poteva bloccare il peggioramento della malattia. E quindi io sono stata veramente molto contenta che lei potesse avere questa possibilità. Da quando ha cominciato a fare questa terapia, i miglioramenti si sono visti più o meno dalla quarta iniezione. Ma in quel momento veramente abbiamo preparato un elenco di miglioramenti che sono stati scritti su un foglio formato A4 e abbiamo consegnato alla dottoressa. Fra questi c'era proprio una grande molta più sensibilità nelle gambe, riusciva ad alzare i piedi di 2-3 cm, cosa che prima non riusciva a fare. E poi riusciva proprio nelle piccole cose quotidiane ad alzare ad esempio il piatto pieno di cibo, o comunque sollevare anche la bottiglia d'acqua da 1,5 litri, cosa che prima non riusciva appunto a fare.